Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. C'è grande attesa, c'è veramente questo senso di un momento storico che vedremo svolgersi davanti ai nostri occhi, grazie proprio alla televisione, domani all'abbazia di Westminster. Comunque, a proposito di governo, proprio questa mattina iniziano ad arrivare i primi risultati delle elezioni amministrative locali qui a Londra, che è un primo test del governo conservatore di Rishi Sunak, che per il momento sembra aver perso un po' di posizioni a beneficio dei Labour e anche dei liberal democratici, ma ovviamente tutte molto in sottofondo, tenuto molto in sottofondo qui dal fatto che the big news, la grande storia di oggi, anzi oramai da una settimana, è veramente l'incoronazione del re, il 40° sovrano incoronato a Westminster Abbey, il primo laureato anche, che porta con sé quindi un bagaglio di storia, di preparazione su tanti temi. E sempre sul governo, infatti, è stato accusato al tempo in cui era principe di Galles di meddling, insomma di immischiarsi troppo negli affari governativi. Insomma, lui ha dimostrato di saper stare nei confini del dettato costituzionale non scritto britannico, e quindi per il momento, insomma, ha agito bene. Direi, sentivo un po' di commentatori qui, sempre, insomma, muovendosi in modo opportuno in tutti questi mesi dalla scomparsa della madre, la regina Elisabetta. Ma ovviamente è un percorso impegnativo quello che lo aspetta. Anche qui poi c'è il problema dello shortage di manodopera. Questo ovviamente a Londra è legato essenzialmente alla questione della Brexit. E a proposito della Brexit, su questo punto credo che Re Carlo, pur non potendosi esprimere, appunto perché vuole stare attento a non scavalcare i confini di quanto gli è stato affidato come ruolo istituzionale, si stia spendendo molto anche per sostenere quelle che possono essere delle iniziative che in qualche modo aiuteranno a trovare una formula di coabitazione nonostante la Brexit con l'Unione Europea. Non a caso ha incontrato Ursula von der Leyen a Buckingham Palace proprio mentre si firmava il cosiddetto Windsor Agreement un mese fa, quello che ha riscritto il protocollo sull'Irlanda del Nord dopo la Brexit. Certo. Insomma, tanti segnali che fanno capire che sarà un regno molto molto interessante questo di Carlo III, e secondo me sarà decisamente meno di transizione di quanto ci si può immaginare. Allora, torno da te per un altro paio di